E quindi stiamo provando con due azioni fondamentali, che sono quella di trasformare il sistema dell'emergenza-urgenza e quella della telemedicina, a costruire e a dare anche ai 5 ospedali in costruzione, 2 dei quali sono a buon punto e 3 che stanno arrivando, quel ruolo, diciamo così, di completamento per acuzie non altrimenti gestibili, e l'ordinario, cioè ciò che oggi fa l'ospedale, lo dovrebbe fare l'ospedale a casa. In tutte le, perché per una serie di ragioni, innanzitutto il benessere del paziente, ma devo anche dire anche esigenze di risparmio di spesa, anziché costituire gigantesche istituzioni gerarchizzate per svolgere funzioni che poi possono essere svolte diversamente, noi rischiamo, ripeto, di sprecare energie, personale, eccetera, eccetera. La telemedicina è in grado ovviamente di fare cose straordinarie. Fra qualche giorno il professor Alessio opererà a distanza di cataratta. Ora provate a immaginare che cosa significa, soprattutto in un'epoca in cui probabilmente non solo il numero dei medici, ma anche la loro specializzazione tenderà a esasperarsi talmente, perché noi chiederemo sempre più qualità e quindi non accetteremo più neanche il rischio di avere una distribuzione degli interventi sanitari come abbiamo fatto storicamente, anche nella totale mediocrità, perché avere centinaia di ospedali non significava curare bene le persone, significava fare la gloria dei sindaci, fare tanti primari, fare tante campagne elettorali, ma non certamente dare qualità ai pazienti. Al paziente non serve un ospedale da inaugurare, gli serve il migliore dei medici possibili nella migliore delle strutture, il che significa concentrare sulle strutture ospedaliere ciò che non è gestibile altrimenti, e tutto il resto provare a realizzarlo a casa. Peraltro, cosa che avverrà in tutti gli altri settori, perché avverrà nel lavoro impiegatizio, avverrà nel lavoro professionale. Già oggi dobbiamo cambiare le regole urbanistiche perché gli uffici non servono più a niente. Io stesso posso fare quello che faccio da Presidente della Regione nella sede dell'ufficio, che pure è bella, però sinceramente se stessi anche in qualunque altro posto del mondo probabilmente sarebbe la stessa cosa. Il di persona è diventato comunque talmente raro e puramente simbolico da diciamo essere e avere un destino complessivo a ridursi, fermo restando i momenti di team building, i momenti di conoscenza, le riunioni che si decide di fare di persona, ecco, invertendo la regola. Mentre prima la regola era il di persona, adesso il di persona diventerà un'occasione da non sprecare per costruire quelle relazioni umane che sono assolutamente necessarie. Il processo riguarderà le università, riguarderà prima o poi pure le scuole, rassegnatevi, anche se la cosa è pesante, perché è anche evidente che è un sistema che man mano mostrerà anche i suoi limiti dal punto di vista, diciamo così, del rapporto che c'è tra la competenza e la formazione delle persone, perché purtroppo anche in termini di formazione l'eccellenza non è così diffusa come dovrebbe essere. La telemedicina quindi è uno strumento, secondo me, formidabile. Abbiamo avuto una responsabilità molto rilevante dal PNRR. Vi ringrazio non solo per la partecipazione a questo incontro, ma più in generale per tutto quello che fate, diciamo, per il sistema. Oggi distinguere tra sanità pubblica di proprietà pubblica e sanità privata ma di carattere pubblico è veramente molto difficile. Io stesso dispongo di voi, come per legge, ma anche grazie alla vostra cortesia, gentilezza e attenzione, come se foste tutti parte dello stesso sistema pubblico. Di questo ovviamente voglio assolutamente ringraziarvi. Buon lavoro e buona giornata. Sì.